Il vincitore del Sustainable Truck of the Year 2023 nella categoria Distribution è Mercedes-Benz eActros. Bene, consegniamo dunque il premio a Maurizio Pompei, amministratore delegato di Mercedes-Benz Trucks Italia. Grazie, congratulazioni. Grazie mille. Benvenuto e complimenti. Grazie infinite. Sono veramente felice e orgoglioso di ricevere questo premio perché diciamo l'eActros rappresenta un veicolo 100% elettrico, quindi creato e concepito e creato 100% elettrico, quindi l'inizio di una nuova era, diciamo, di una nuova tecnologia che poi accompagnerà, diciamo, tutta la fase di transizione fino a quel 2039 che è stato stabilito come il punto di arrivo dove il nostro gruppo Daimler Truck vorrebbe realizzare la carbon neutrality, ovvero la produzione unicamente di veicoli che siano carbon neutral. Ovviamente il nuovo eActros, il cui motto è Charged and Ready, rappresenta la fase iniziale, ma già matura, nel senso che è un veicolo prodotto comunque 100% in serie e ovviamente ha nell'intorno diciamo una serie di offerte che sono state previste da Daimler Truck per accompagnare, diciamo, la vendita del veicolo. In particolare, infatti, l'eActros non è soltanto una catena cinematica, consentitemi di dire, no? Quindi un mezzo. È una vera e propria offerta integrata, intelligente, perché consta unitamente all'offerta del veicolo anche di servizi di e-consulting e di soluzioni digitali specifiche e realizzate esattamente per il cliente, cioè che vengono realizzate proprio specificatamente per il cliente acquirente. Questo perché? Perché è importantissimo dare un supporto a chi investe nel veicolo elettrico per lo sviluppo di tutte le soluzioni che sono poi parallele e consentono di dare al veicolo un corretto utilizzo e una corretta efficienza come ipotizzata dai nostri ingegneri Daimler Truck. Ecco, ovviamente questa transizione è una transizione lunga. È quella del passaggio, diciamo, dai motori a combustione interna ai motori elettrici. E il nostro gruppo quindi ha pensato a una vera e propria strategia che copra, diciamo, tutte le esigenze del trasporto, partendo dai BEVs, quindi dai Battery Electric Vehicles, di cui l'eActros fa parte, che saranno tutti veicoli, tutta una gamma di veicoli che accompagnerà il trasporto, che diciamo supporterà il trasporto a corto e medio raggio, quindi fino alla distribuzione interregionale. Poi ci saranno i fuel cell electric vehicles, che saranno invece lo sviluppo di veicoli a celle di combustibile, dovrà passare un po' di tempo ancora, e saranno i veicoli pensati e costruiti per il trasporto a lungo raggio, quindi per esigenze di autonomia decisamente superiori. Ecco, è una fase, diciamo, molto importante, che non può prescindere però questa fase di sviluppo e di applicazione di una strategia, non può prescindere da tutto il cosiddetto ecosistema, da tutto quello che c'è intorno, no? Quindi vanno pensati i veicoli, ma va pensata anche tutta l'infrastruttura che c'è intorno. In particolare, questo ecosistema è composto di chiaramente strutture pubbliche di ricarica pensate, concepite per i veicoli pesanti, non concepite per le vetture, chiaramente, come alcune sono già esistenti, circa un 230 sono presenti già sulla nostra rete autostradale, ma sono concepite per le vetture, quindi non sono specifiche e sempre utilizzabili dai veicoli pesanti.
In secondo luogo, ovviamente, è importante pure un massivo piano di investimenti per favorire lo sviluppo delle fonti rinnovabili. Anche in questo senso si sta facendo un grosso passo in avanti. Terzo e non da ultimo, chiaramente è un programma di incentivi governativi importante, come quello che è già stato attuato in altri paesi della Comunità Economica Europea. Questo per favorire la distribuzione e lo sviluppo della sostenibilità mediante veicoli elettrici in tutta la Comunità Europea. Stando alle infrastrutture di ricarica, chiaramente già il nostro gruppo si è mosso in maniera molto importante. Perché? Perché ha attivato delle partnership con altri gruppi produttori di veicoli industriali, in particolare il gruppo Traton e il gruppo Volvo, per realizzare una rete di investimenti in infrastrutture di ricarica all'interno del mercato europeo. E dall'altro lato invece abbiamo fatto stretto delle partnership, in particolare con due operatori, Siemens e ENGIE e V-Box, due operatori specializzati appunto nella produzione di colonnine. Questo ha lo scopo specifico di sviluppare le soluzioni digitali per i clienti, ma anche le consulting, quindi le soluzioni di consulenza per suggerire ai clienti quali siano i posti migliori, diciamo, per stabilire infrastrutture di ricarica e anche la pianificazione, la reingegnerizzazione, diciamo, dei percorsi delle percorrenze sulla base dell'autonomia dei veicoli. Quindi è un po' una rivoluzione tecnologica che va accompagnata e quindi siamo pronti e siamo qui per supportare i nostri clienti proprio per favorire questa transizione e renderla il più agevole e più veloce possibile. Da ultimo direi, diciamo, che il motto del gruppo Daimler è Leading Sustainable Transportation, quindi è un l'IACTORS un po' corona questo motto e lo rende un pochino più concreto e reale, no? Perché porta, applica la seconda parte del motto, che sarebbe Bringing Our Vision to the Road, ovvero portare effettivamente sulla strada la nostra visione di un trasporto completamente sostenibile e carbon neutral. L'IACTORS corona un po' questo e vi ringrazio per averlo interpretato e per averlo apprezzato e quindi per questo riconoscimento che mi è stato conferito per la società. Grazie infinite. Mercedes-Benz. Trucks you can trust.